vedere come mettere insieme la cultura cinese che sta dentro questi strumenti e la cultura italiana, che è anche cultura tukui, culture non solo scientifiche ma anche umanistiche, sposate insieme spesso, possa produrre dei piccoli gioielli. E questa constatazione vorrei che la prendesse come augurio di cose di grande qualità che ci apprestiamo a fare. Grazie a tutti. Parliamo della cooperazione tra l'Italia e la Repubblica Popolare di Cina su un settore avanzato, quello della ricerca scientifica, dell'innovazione. E devo dire, noi lo facciamo in questa sala, io sono anche un po' emozionato, perché come sapete quest'area era un'area di, diciamo, prospiciente, la parte distrutta dall'incendio che circa un anno e mezzo fa, quasi 2 anni fa, distrusse Città della Scienza. Le immagini sono andate un po' in giro per il mondo e devo dire, tra i tanti paesi che si sono immediatamente, come dire, inclusivi, mobilitati, sono stati vicini, sono stati proprio i colleghi cinesi. Quando nel mondo tocchi la cultura, tocchi una corda importante. Noi adesso guardiamo con grande tremore la guerra che circonda il bacino del Mediterraneo e riteniamo appunto che la pace, la cultura, possono essere la migliore risposta alla violenza e alla sopravvivenza. Con poche parole che vorrei condividere sul tema di oggi, scienza, tecnologia e innovazione, l'importanza di questo luogo che è stato detto da molti di voi, molto bene, lo ripeto, ha un valore simbolico perché unisce in una stessa struttura un'ambizione antica del nostro paese, quella di rappresentare tra scienze della cultura e scienze della natura una primazia nel mondo e una volontà di apertura ad altri grandi paesi che nella storia, nell'antichità, in momenti paralleli hanno sviluppato analoghe ambizioni. Guardate, il forum che oggi apriamo e che ha la sua 5ª edizione, se ben ricordo, quindi che ha una sua storia, è una grande opportunità per le imprese sicuramente, per gli incontri bilaterali che sono iniziati, che si svolgeranno nei prossimi giorni. È una grande opportunità per la comunità scientifica, per la comunità dei giovani, dei ricercatori, degli autorevoli colleghi, magnifici lettori che vedo qui seduti e che saluto. È una grande opportunità però, ecco, soprattutto di ricercare l'approfondimento di un dialogo che non ha solo una storia antica, ma anche una sua rinnovata volontà politica e culturale recente, come è stato ricordato dal direttore. Io credo che insieme il mondo della scienza, il mondo dell'impresa, la società civile, il mondo della politica italiana e cinese possano veramente produrre un valore aggiunto in termini di sviluppo, in termini di crescita, in termini di centralità della ricerca e dell'innovazione nelle agende politiche dei due paesi e nel contributo che si possono produrre.